Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo vlog, nuovo giorno. Oggi per me è martedì, probabilmente per voi sarà sabato, perché appunto ho deciso di mettervi un vlog bonus, nel weekend, appunto, visto che prima giustamente eravate abituate a un video al giorno. Ho pensato per il momento di cercare, quindi ci provo, non garantisco, però di mettervi tutti i sabati un vlog in più. Ci provo. Sappiate che la programmazione è sempre quella: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, però cercherò di fare qualcosina in più visto che sono abbastanza in anticipo, ecco, con i video, nel senso che mi sto cercando di avvantaggiare per non impazzire sempre all'ultimo minuto. Quindi finché rimane così, cercherò di darvi qualche contenuto in più. E niente, stamattina ho voluto fare colazione, preparare la colazione ai bambini. Vi ho fatto sentire proprio il suono della mattina, visto che Alessandra era particolarmente silenziosa stamattina e non è da tutti i giorni. Ne ho approfittato per farmi una cosina un po' più rilassante, magari ci metterò una musichina molto molto delicata, così da svegliarvi con questo sabato con un video rilassante. Poi indubbiamente quando i bambini andranno a scuola avrò modo, essendo a casa da sola, col silenzio, eccetera, di farvi più di questi video rilassanti. Quindi in caso fatemi sapere qui nei commenti se vi piace l'idea. E anche perché manca pochissimo. Tra l'altro, ragazze, delle ottime novità per quanto riguarda Alessandra. Sapete che ero un pochettino preoccupata perché non ho ancora sentito nessuno da parte della direzione scolastica. E invece ieri, tramite alcune mamme con cui sono in contatto, ho per fortuna saputo che sono in ritardo perché c'è proprio il cambio preside. Quindi c'è stato un preside change per elementari e asilo. E quindi c'è un po' di ritardo.
Da quel che ho capito, tra ieri e oggi, faranno le classi e poi in teoria giovedì dovrebbero contattarci per comunicarci qualcosa, quindi l'inizio, magari l'inserimento, come ci si comporta, cosa può portare e quant'altro. Quindi insomma, ragazzi, sono emozionatissima, come potrete immaginare, non ricordo minimamente come funzioni, nel senso che a differenza del nido, perché Alessandra ha fatto un anno di nido, non mi pare ci siano grandi inserimenti. Fatemi sapere in caso se voi avete avuto un'esperienza di recente, come funziona un po' la materna. È vero che ogni scuola è un po' a sé, ogni regione a sé, però da avere, diciamo, un'idea indicativa su cosa aspettarmi. Secondo me, magari il primo giorno, il secondo giorno dovrò stare lì, anche se vi dico, Alessandra non vede talmente tanto l'ora di andare a scuola che probabilmente mi dirà: ciao, ma vai tela, vai pure che io devo fare nuove amicizie. Lei non vede l'ora di farsi le amichette, tutte le cose che sogna da un po', quindi insomma, non penso piangerà, ecco. Però non si sa mai, perché comunque siamo state insieme sempre 24 ore su 24 per più di un anno, perché appunto l'anno precedente andava al nido, come vi ho detto prima, quindi non so come andrà, sono sincera. E quindi niente, il discorso pipì sta andando benissimo, non ha mai fatto pipì durante la notte, e quindi ottimo così, continuiamo così e basta. Quindi volevo aggiornarvi anche sul discorso scuola di Alessandra, quindi sono molto emozionata, ovviamente vi aggiornerò, vi racconterò, vi dirò tutte le mie sensazioni e le sue, così da rendere partecipi anche voi, ziette. E niente, detto questo, partiamo con questa nuova giornata. Riccardo, oggi e domani è di riposo. Ecco, mi stanno chiamando. Speriamo sia la scuola, dopo vi dico. Non ci credo, mi hanno telefonato proprio mentre stavo parlando con voi. Più chiaro di così non si può. Allora, ho appuntamento giovedì mattina alle 9:40 per parlare con le due maestre di Alessandra. Sono emozionatissima. Per fortuna Riccardo giovedì fa il pomeriggio, così io faccio una scappata, tanto è al mattino presto e tanto penso che non si andrà oltre la mezz'oretta. Mi hanno detto che è giusto un colloquio conoscitivo per la mamma e mi daranno due info di base. E quindi conosceremo queste maestre. Speriamo bene. Mi hanno chiesto scusa per il ritardo, un po' all'ultimo, proprio perché sono in fase, come immaginavo, transitoria tra preside e quant'altro, e poi anche per delle normative Covid che a quanto pare per quest'inizio anno, crociamo tutto, sembrano più calme, quindi è tutto di nuovo normale, si mangia in mensa e non in classe, queste cosine qua. Speriamo bene, ragazze, speriamo che si continui così, che si respira e si vive un pochettino meglio. Comunque, vi terrò poi aggiornate giovedì, vedremo, magari faccio un vlog così vi racconto. E basta, adesso mi vado a muovere, vado a fare quello che riesco, anche perché tanto a breve anche Riccardo si sveglierà, è quasi ora di pranzo. Allora, ho comunicato la telefonata ad Ale. Sei contenta? No, sei emozionata? Non muore. La mia bimba diventa grande. Allora, stiamo andando, sono le 3:30, stiamo andando in cartoleria. Io e Fede siamo. Vi saluta. E niente, apre le 3:30, quindi andiamo un attimino a prendere le prime cose. Finalmente abbiamo avuto la mini lista per il primo giorno. E poi diamo un'occhiata anche agli zaini nuovi, perché il suo comunque era da cambiare. Quindi do un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa che gli piace. Macchina. E niente, quindi ci vediamo dopo. Pomodori arancioni minuscoli. Guarda quanti zaini.
Allora, siamo arrivati. Volevo farvi vedere adesso cosa abbiamo preso per la scuola, perché intanto me l'avete chiesto se facevo vedere un po' gli acquisti. Quindi per Fede per il momento siamo a posto, però aspettiamo che la maestra di matematica ci dica se servono altre cosine in più. Quindi boh, non so, probabilmente si aggiungerà qualcosa. Allora, abbiamo preso 4 quaderni che servivano 2 a righe e 2 a quadretti. Quindi Fede ha scelto per la riga. Allora, uno dei quadretti dico già che è bellissimo. Allora, ha scelto 2 a righe, uno stile basket e uno con il leoncino, la faccia del leoncino, il leone Maxi. E poi quadretti, la tigre e la cimietta che ci mette il dito nel naso. Bello lui. E quindi abbiamo preso questi. Poi 2 copertine. Questa si è attaccata là. Tanto questa poi da staccare. Col porcellino. 2 copertine trasparenti con il porcellino. Facciamo notare Fede. Aspetta, vediamo se in tutte e due c'è il porcellino. Sì, c'è cioè in tutte e due. Hai già controllato? Certo, il porcellino. No, ma non è proprio. Ah sì, porcellino. Proprio sì. La trasparente che sì. Include il porcellino. Esatto. Poi abbiamo preso. Quindi questo lo devo mettere qua. Poi invece in un'altra cartoleria abbiamo preso giusto 2 colori, giusto 2 cosine carine. Allora, questo set mega di pennarellini 24 colori, con punta fine ed è anche lavabile, tra l'altro, quindi fa comodo. Cosa perché se lavabile? Ti sporchi le mani sono lavabili. Quindi se ti macchi le mani, queste cose qua che a volte capita, perché poi a scuola in classe giocano, solo eccetera. A volte. Esatto. E poi 24 matite. Molto belle anche queste. Dietro fa vedere tutte le colorazioni. Guarda e dietro. Hanno anche il segnanome sopra, quindi volete. E già, tutti i numeri dei colori. Molto belli, una nuova marca di qualità, si chiama Tinta Unita. E poi ho fatto che prendere anche già la cortina che gli servirà di, scusate il rumore, ma di penne Freaks, che sono quelle che lui preferisce perché sono poi tra l'altro ricaricabili. Gli ho preso già le ricariche per la blu, che è quella che consuma prima. Poi abbiamo preso le 3 Freaks, gliele ho prese, questo è un consiglio che vi do, con il click, perché quelle con il tappo puntualmente o perde il tappo, lo rompe eccetera, quindi queste almeno, a parte che è molto più carina e poi fa il click e la chiude in un secondo, quindi quando non hanno voglia di mettere tappi eccetera fanno solo così. E gliel'ho presa blu, rossa e verde, poi a casa ho un'altra Freaks con tappo di riserva, così se la mette nel portapenne con il tappo. E poi qua abbiamo già le 3 ricariche, quindi insomma abbiamo fatto un bello shopping per la scuola. E poi Dolce in fondo ha trovato il suo zaino dei sogni. Sì. Quando l'ha visto se n'è innamorato letteralmente. Aspetta, prima devo mettere via. Ah no, c'è ancora qualcosa. Abbiamo dimenticato 2 cose. Il temperino e la gomma magica. Sì, perché si era rotta la busta. Si è rotta la busta. Dov'è il temperino? Aspettate. Allora, questa è una gomma che sinceramente vi consiglio, perché la Flex ce l'ha il gommino. Come la cancellavi con la... Con indietro c'è la gommina. Ah, è questa? Sì. Ah, però questa volta l'hanno fatta che non si consuma, mi sa. Vabbè, comunque, solitamente tutte le penne cancellabili hanno la gommina, solo che dura da Natale a Santo Stefano, quindi vendono... No, non è vero. No, vabbè. Diciamo che dell'altra comunque durava da Natale sì. A Santo Stefano. Quella è l'altro tipo, cos'è, Stabilo? Non mi ricordo la marca. Comunque l'altro sì. Tipo dura proprio niente. Queste qua le fanno un po' più dure, quindi vi consiglio comunque la Freaks cancellabile. E poi in caso c'è proprio la gomma apposta in cartoleria della Osama, che anche questa è una marca famosissima. Ah sì, quelle senza ricarica durano poco. E invece questa qua è la gommina della Osama, che è proprio per penne cancellabili, quindi in caso finiscono la gommina è tranquillo che ha l'altra gomma. E poi il temperino che ecco. È rimasto qua nella busta che si è rotta. Aspettate, infatti sto mettendo tutto nel sacchettino. Ha preso questo qua sotto mio consiglio, perché era carinissimo. Apri sembra la punta.
sembra una matita e poi c'è anche la gomma per la matita, proprio l'HB o così da tenere, da cancellare, e poi qua il temperino anche da svuotare, così non si va tutte le volte a temperare senza il contenitore. È comodo con contenitore, almeno se deve stare al suo banco rimane tutto pulito. E basta, questi sono i nostri acquisti. Adesso vi faccio vedere anche lo zaino per quanto possibile, perché siamo un po' stretti, siamo in macchina, quindi ci proviamo. Aspettate che, perché me l'hanno proprio chiesto, ci fai vedere cosa compri a Fede per la scuola? Vedi? Tieni questa. È la busta bucata, eh? Lo so, si bucano subito queste buste. Allora, lo zaino che Fede ha scelto è questo qua della Seven, veramente molto bello, molto robusto e ergonomico, si dice, credo, perché ha proprio le spalline belle cicce, imbottite, e anche lo schienale ha tutte delle forme apposta per la schiena. Poi vabbè, un caricabatterie, ma ha anche una batteria esterna che può servire per caricare. C'è anche dentro lo zaino, proprio dentro la tasca dello zaino, già messo proprio appiccicato dentro. Cioè, proprio assurdo. È un ottimo zaino, speriamo gli duri magari anche in prima media, seconda anche media. Anche seconda, perché è bello. Vediamo, sì, è da grande, dai. È un motivo comunque da grande ha scelto. Poi lui gli piace tantissimo, ma questo l'avrete capito già da quando era il suo compleanno, perché me l'ero portato con me a comprarti la carta regalo mimetica. Ah. E quindi lo sanno che ti piace il motivo militare, quindi quando ha visto questo della Seven, perché lo voleva della Seven e l'ha trovato pure mimetico, mi è svenuto lì direttamente al negozio. Sì. E voilà, quest'anno abbiamo optato per lo zaino senza trolley, perché uno, abbiamo notato che lo usa poco, gli dava più fastidio che altro, nel senso che da un lato lo voleva perché quando era più piccolino gli piaceva portare sto carrellino, però crescendo abbiamo notato che comunque a scuola ci sono le scale, quando piove non lo mette giù perché comunque si bagna, si rovinava, e la macchina è comunque lì attaccata al cancello della scuola, quindi alla fine forse lo usavi un po' di più a Torino, adesso qua essendoci sempre la macchina non è proprio il caso. È perché lì uscivi dalla porta, no, c'era la discesa, lì sono tutte scale, appunto, quindi niente, poi anche lì a Torino a scuola abbiamo optato per un classico zaino. Sì. Poi vi faccio vedere altre due cosine. Aspetta, che adesso il sacchetto faccio prima, me lo metto qua. No, non pensare, ho fatto tutto così per caso. Allora, invece, sempre al supermercato abbiamo preso anche una spugnetta rosa per Bubi, perché la sua si era distrutta. Idem quella di Fede, era da buttare, quindi gliel'abbiamo presa azzurra, gliel'ho presa azzurra. Ricchi a casa, che ha fatto fare nanna ad Ale. Poi ho trovato un'offertissima per Ale che non potevo lasciare lì, ragazze, cioè 3 euro, se ho guardato se c'era anche per lui, purtroppo no, se no gliel'avrei presa, anche perché i Minion adesso sono usciti anche al cinema. Nuovi. Eccoli, quello con... E guardate che carino, Endless Summer. Ci mancava la banana. Glielo sfrutto adesso che ancora mette pigiamini, esatto. Pigiamini con il pantaloncino corto, con il Minion che si è sdraiato sull'amaca, com'è che si chiama questa qua? Già? Sì, l'amaca. Ah. Mi pare. Quindi, scrivete come si chiama. Endless Summer Vibes. Molto carino. 3 euro, cioè 3 euro neanche al mercato. Poi ho preso, visto che Ale mi ha detto, mamma, mi ha telefonato, ma me la porti una sorpresa? Allora io e Fede li abbiamo scelto questi. Sapete che lei è patita, in più il braccialetto che aveva di Elsa gli si è praticamente sfilacciato tutto l'elastichino, quindi a breve si sarebbe spaccato e tutte le perline per casa mi sarei già vista. Quindi abbiamo fatto che a scegliergli i braccialetti, così ne ha due, uno di Elsa e uno di Anna, impazzirà. E poi ho preso lo sciroppo alla menta per Riccardo, perché ho preso qualcosa per tutti. Zero, ho pensato zuccheri. Pure wow. Senza zuccheri e edulcoranti, quindi con tappo salvagoccia, preparato per bevande ipocaloriche alla menta con edulcoranti. Quindi ho pensato, gli piace tanto la menta, la vuole sempre prendere, solo che io gli dico no, è pieno di zuccheri. L'ho visto senza zucchero, ma sì, dai. E poi guardate cosa ho trovato, a 9,90 euro. Io sono piena di questi orecchini qua, che sono comunque
di bigiotteria li uso tantissimo. Adesso non li ho messi, stamattina mi sono dimenticata, però sono tutti un po' brutti, quindi volevo proprio buttarli. Ho visto questi belli lucidi, ho detto boh ragazze, è ora di cambiarli. 9,99 euro, ma ne ho 18 paia, 8, 16, no, 16 paia, cioè 16 paia di orecchini. Sinceramente 9 euro ci sta, 9-10 euro ci sta, e basta. Quindi questo è tutto e ci vediamo dopo a casa. Possiamo andare? Va bene, ok, andiamo, ciao! Eccoci ragazze, salto iper super mega gigantesco temporale. Sono passate un bel po' di ore, però abbiamo cenato e abbiamo fatto insomma la solita routine della sera, e mi sono completamente dimenticata di continuarvi il vlog. A parte che adesso montandolo mi sono accorta che non vi ho salutato, ma ero già sui 20-22 minuti, quindi insomma non volevo neanche farveli troppo lunghi, perché a volte mi scrivete che li volete lunghi, ma altre persone magari mi dicono falli un po' più corti così riesco a vederli. Quindi cerco di accontentare un po' tutti. E oggi è stata una bellissima giornata, insomma è stato bello andare con Fede alla ricerca del... Sì, lì era Nala che è comparsa, non abbiate paura. Alla ricerca dello zaino perfetto, quello che piacesse a lui, quello che andasse bene. Infatti ci siamo messi addirittura a provare i quaderni all'interno, se l'è proprio indossato, per vedere se ci stava tutto, se era comodo, insomma ergonomico e tutto quanto. Quindi insomma è stato bello andare a fare shopping scolastico con Fede. E niente, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo a questo punto lunedì, se non erro, perché questo vlog uscirà sabato, quindi domenica non metto nulla. Ci vediamo poi direttamente lunedì alle 7 come sempre. E niente, se vi va lasciatemi un pollicino in su, un commentino, e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate la campanella così da avere aggiornamento su tutte le uscite dei video. E niente, vi mando tanti baci, grazie per seguirmi sempre e ci vediamo presto. Buonanotte.